KM stop al rame ma nessun licenziamento. L'azienda annuncia che dal 2016 cesserà la produzione del metallo nello stabilimento di Fornaci, riconvertendolo per l'agricoltura idroponica. Rioccuperemo i 600 lavoratori, promette la società. Maltempo, disagi e strade allagate. Mattinata difficile a Viareggio a causa dei forti temporali che in poche ore hanno mandato sott'acqua l'intera città. 900 milioni dal piano rurale, sala Tobino affollata a Palazzo Ducale per l'incontro sul piano di sviluppo con l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Mense scolastiche, braccio di ferro tra genitori dei bambini delle scuole di Saltocchio e la dirigente scolastica Reggiannini. Sport, il calcio, se non è crisi è crisetta, momento difficile per la Lucchese che prosegue nel suo silenzio stampa, la squadra si concentra sulla gara interna di sabato contro l'Ancona. I motori, Ucci fa doppietta, Scandola alza la voce, Paolo Andriucci è solo terzo al rally delle due valli ma consegna alla Peugeot il titolo costruttori. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque in apertura il futuro della KME. Oggi la società ha annunciato che dal 2016 cesserà la produzione di rame nello stabilimento di Fornaci. Un annuncio shock, anche se l'azienda garantisce che non ci saranno licenziamenti. I dettagli da Egidio Conca. La KME ha annunciato la cessazione della produzione di rame nello stabilimento di Fornaci di Barga a partire dai primi mesi del 2016. Ma non ci saranno licenziamenti, ha aggiunto la direzione aziendale, perché è previsto un reinsediamento produttivo dentro lo stesso sito al fine di rioccupare tutti gli oltre 600 lavoratori. E secondo le indiscrezioni, la nuova attività sarebbe quella dell'agricoltura idroponica, cioè le coltivazioni senza acqua, sulla quale il gruppo KME investirebbe diversi milioni di euro. La notizia shock per la Valle del Serchio è stata resa nota dai sindacati al termine di un incontro svoltosi a Firenze. CGIL, CISL e UIL hanno espresso contrarietà per la perdita di un sito industriale importante come quello di Fornaci e allo stesso tempo hanno espresso cautela sul progetto di ridiversificazione che, seppur elemento positivo, ha bisogno di essere valutato e verificato. Mercoledì a Fornaci si terranno le prime assemblee informative e uno sciopero di un'ora e mezzo. Il coordinamento sindacale si riserva eventuali ulteriori momenti di mobilitazione. Prima di incontrare i sindacati, la direzione aziendale aveva informato il sindaco di Barga, Marco Bonini. Sono scioccato, ha detto il sindaco, ma bisogna superare lo shock e capire subito cosa fare per gestire la situazione. Venerdì incontrerò i sindacati. Intanto sono già in corso i primi contatti con gli altri sindaci di Garfagnana e Mediavalle. Insomma, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda, una precisazione, coltivazioni idroponiche, ovvero senza terra, nel servizio dicevamo senza acqua, ma sono senza terra. E adesso la cronaca a Viareggio, una misteriosa aggressione in via Fratti, una donna di origini brasiliane di 32 anni è stata soccorsa dal 118 è trasportata presso l'ospedale Versilia dopo un'aggressione ad opera di soggetti al momento ignoti. Non sono state utilizzate delle armi e indagano su questo fatto i carabinieri di Viareggio. E ancora per la cronaca, due giovani albanesi di 25-26 anni e una viareggina di 18 anni, tutti residenti a Torre del Lago, sono stati arrestati dai carabinieri di Pisa con 54 grammi di cocaina nascosti in un involucro che era stato occultato nel reggiseno della giovane. I tre erano da tempo seguiti dagli inquirenti perché appunto si sospettava che spacciassero sostanze stupefacenti. E rimaniamo in Versilia per parlare però dell'ondata di maltempo che questa mattina ha colpito soprattutto Viareggio. Ci spiega tutto Federico Conti.
80 mm di pioggia in 3 ore. Tanto è bastato per mettere ancora una volta in ginocchio Viareggio. Le forti piogge che si sono abbattute sulla Versilia nel primo mattino hanno provocato allagamenti isolati in città, mandando in tilt il traffico dell'ora di punta tra le 7.30 e le 9. A subire maggiori disagi sono sempre le zone critiche cittadine, la passeggiata in lungomare, la via Aurelia Nord in zona Bottega Nuova, chiuse al traffico per un paio di ore, e soprattutto le vie Pacinotti e Rosmini a ridosso della stazione, dove l'acqua ha allagato scantinati e seminterrati. Qui si sono accumulati fino a 40 cm di pioggia sulla sede stradale. Impegnati da subito uomini e mezzi del comune di Viareggio e di Sea per liberare i reticoli del sistema fognario occlusi, causa cronica degli allagamenti. In azione anche vigili del fuoco e polizia municipale per gestire il traffico. Nessun danno a persone o cose, solo disagi alla viabilità, specialmente per il trasporto dei bambini a scuola. Allagamenti all'asilo Snoopy, al Marco Polo e alla mensa della tenuta a Torre del Lago. Tutto è tornato alla normalità rapidamente. Intorno alle 11 tutte le strade erano di nuovo ben percorribili. Ma è presto per tirare un sospiro di sollievo. La Protezione Civile Regionale ha diramato infatti un nuovo stato di allerta meteo più intenso, di tipo arancione, per forti temporali sulla Versilia fino a giovedì mattina alle 8. Allerta di tipo arancione anche per rischio idrogeologico, esteso in questo caso a tutta la provincia di Lucca. Dunque, la situazione è più difficile a Viareggio, pioggia abbondante in mattinata anche sul capoluogo. A Lucca c'è stato qualche allagamento sulla viabilità cittadina, però davvero niente di grave. Nelle immagini vediamo anche l'incrocio tra via Piaggia e via Ritiglio, dove si è creato un vero e proprio lago con qualche pericolo per le automobili. In mattinata si sono verificati anche blackout in città, nella Piana e in Valle del Serchio, con disagi nella zona in particolare di Pescaglia. E oggi ci è stato inviato anche un video da parte di un nostro telespettatore che ringraziamo, il signor Paolo Massa. Immagini che ci mostrano il tratto del canale Ozeri a Sorbano, nei pressi della Casina delle Rose, al di là dell'alto livello dell'acqua, è da notare la massa di rifiuti che galleggia. In questo caso la situazione non ha comportato problemi particolari, ma in altri tratti del corso d'acqua la spazzatura avrebbe potuto causarne anche la tracimazione. Cambiamo argomento, parliamo di sviluppo rurale, perché l'assessore regionale Remaschi è arrivato a Lucca per illustrare il nuovo piano. Sala Tobino affollata a Palazzo Ducale per l'incontro sul piano di sviluppo rurale. Ad introdurre l'appuntamento è stato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, davanti a rappresentanti di categoria, addetti ai lavori e amministratori locali. L'assessore ha sottolineato l'importanza del piano, che può contare su un finanziamento di livello elevato. Sono in ballo parecchie risorse nella nuova programmazione comunitaria che arriva fino al 2020. Sono 962 milioni di euro che noi vorremmo, diciamo così, investire bene in Toscana. Stiamo facendo una serie di atti, stiamo girando la Toscana e promuovendo, diciamo, i bandi. Stiamo cercando indubbiamente di far conoscere a una platea più ampia possibile quelle che sono le prospettive della nuova programmazione. L'informazione è fondamentale, ha sottolineato Remaschi, perché molto spesso, paradossalmente, la possibilità di attingere a queste risorse rimane poco conosciuta dagli stessi agricoltori. L'assessore ha anche ribadito quali sono gli obiettivi principali del piano: supportare il ricambio generazionale delle aziende e stimolare le aggregazioni di filiera, incentivare l'agricoltura sostenibile e biologica e l'innovazione, fattore fondamentale per rendere competitive le aziende. Torniamo alla cronaca, situazione sempre difficile nel carcere di San Giorgio a Lucca. Ieri due agenti penitenziari sono intervenuti per sedare una lite tra detenuti e sono finiti in ospedale con prognosi di 8 e 28 giorni, lo riferisce la segreteria locale dell'Alsippe. Mentre oggi intorno alle 13, e questa è una notizia che è stata diffusa dal sindacato Sappe, un detenuto ha dato fuoco a un materasso, coperte e televisore per protesta. L'intervento degli agenti penitenziari ha evitato una tragedia.
A Pietrasanta la polizia municipale ha scoperto e denunciato una coppia che aveva da poco svaligiato un cantiere nella zona di Marina di Pietrasanta, da cui avevano rubato una ventina di chili di rame. I due sono stati denunciati e ancora ignoti hanno messo a segno un furto la notte scorsa all'interno dell'officina dal Torrione a Piano di Mommio. Una volta dentro gli uffici hanno portato via un computer, un televisore e nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme se ne sono andati via indisturbati. Adesso rimaniamo in Versilia per parlare però delle buone notizie che sembrano arrivare per il futuro del Principino. Il centro congressi potrebbe riprendere la sua attività già dal mese di novembre grazie all'affidamento transitorio della gestione ad un nuovo soggetto. A questo sta lavorando il curatore della Viareggio Patrimonio Donato Bonomo, che questa mattina insieme al liquidatore della congressi, ai sindacati e all'assessore al personale Walter Alberici ha incontrato i lavoratori del Principino. La società ha cessato l'attività il 30 settembre e giovedì lascerà la struttura di proprietà della patrimonio. I 7 dipendenti pubblici andranno a casa e non potranno essere ricollocati in nessuna società partecipata del comune. Si apre però uno spiraglio per fare in modo che il personale venga riassorbito da un nuovo soggetto al quale il curatore potrebbe affidare la gestione per al massimo un anno in attesa che si chiariscano gli scenari comunali legati al dissesto. Stiamo lavorando per fare in modo che questa struttura si salvi, che resti aperta. Il curatore ci ha garantito un percorso che potrebbe individuare che entro il mese di novembre possa riaprirsi questa struttura. Ci sono interessi per questa struttura, per mantenerla anche da parte dei privati? Ci sono interessi, si sta lavorando in quella direzione. È ancora presto, ma penso che nei prossimi giorni avremo delle novità positive. Profonda amarezza è stata espressa dai lavoratori, i quali, dopo 15 anni nella società pubblica, vedono terminare il rapporto di lavoro senza la certezza di essere riassunti dai nuovi gestori. E oggi il Consiglio Comunale di Viareggio ha approvato la delibera con cui affida la gestione del mercato ittico a soggetti esterni. Il comune in dissesto, ha spiegato l'assessore Alberici, ha una difficoltà oggettiva nel reperimento dei fondi, sia per la gestione delle operazioni del mercato che per la struttura che la ospita. L'affidamento a soggetti esterni comporterà dunque un notevole risparmio. Adesso a Lucca, perché continua la protesta legata alle mense scolastiche, dunque possiamo parlare di un vero e proprio braccio di ferro. La protesta contro il nuovo assetto della mensa scolastica a Lucca sta diventando una sorta di braccio di ferro tra un gruppo di genitori di Saltocchio e la dirigente scolastica del circolo Lucca 5, Carla Reggiannini. Pochi giorni fa la dirigente, che è anche consigliere comunale di maggioranza ed è stata vice sindaco, aveva usato il pugno di ferro, annunciando a partire da questo martedì la soppressione del rientro pomeridiano degli alunni di due classi dove è in atto il panino Day. Una decisione eccessiva ed inappropriata secondo i genitori che portano avanti la protesta. Per questo i genitori in questione hanno inviato una lettera a Procura, Carabinieri e Comune e anche alla dirigente dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi, con la quale in sostanza accusano la Reggiannini di interruzione di pubblico servizio senza giustificato motivo. Alla fine però la minacciata riduzione d'orario non è scattata. I genitori hanno riferito che la protesta del panino è continuata, estendendosi ad altre due classi della scuola, ma la direzione scolastica non ha preso provvedimenti e il rientro pomeridiano si è svolto regolarmente. Non è ancora chiaro se si tratta di una vera e propria marcia indietro o se lo scontro è solo rimandato. Al momento il panino Day, iniziato quasi due settimane fa, continua a coinvolgere solo alcune classi della scuola di Saltocchio. Lunedì scorso si è tenuta un'assemblea alla quale hanno partecipato anche alcuni genitori di San Vito, Montuolo e altre zone, nel corso della quale è stata decisa la costituzione di un vero e proprio comitato per organizzare la protesta contro la mensa scolastica. Sono arrivati al termine invece i lavori dei lavori pubblici partecipati, scusate il gioco di parole, i cittadini hanno scelto 5 progetti prioritari per il territorio. 5 progetti prioritari per altrettante zone del territorio di Lucca che l'amministrazione comunale ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che porterà all'approvazione del Consiglio insieme al bilancio di previsione 2016.
La sala degli specchi di Palazzo Orsetti ha ospitato la riunione della giunta allargata ai 10 portavoce dei tavoli territoriali dei lavori pubblici partecipati. Partendo da 228 segnalazioni iniziali, il percorso ha consentito di arrivare a individuare 5 interventi prioritari. Il tavolo del centro storico ha scelto di inserire come priorità nel programma triennale il recupero del giardino dell'ex genio civile. La zona nord, un parcheggio nuovo nei pressi della stazione ferroviaria Ponte Amoriano. La zona sud, una serie di attraversamenti in via Ponte Guasperini. La zona est ha chiesto il parcheggio alla scuola di San Pietravico. E infine, la zona ovest ha ritenuto prioritaria una nuova pista ciclabile lungo la via Sarzanese. Poiché il totale del costo degli interventi è al di sotto della cifra messa a disposizione per il percorso di partecipazione, l'amministrazione comunale ha scelto di segnalare come opera da realizzare anche il marciapiede di via Urbicciani a San Concordio. Sabato, dalle 9 alle 11, la provinciale 35 di Villa Basilica in località Ponte dei Sagrati rimarrà chiuso al transito. La sospensione della circolazione è stata decisa dalla provincia per permettere i lavori di asfaltatura del tratto in oggetto. Adesso andiamo a Castiglione Garfagnana per rivivere alcuni momenti di un weekend davvero intenso. A Castiglione di Garfagnana un fine settimana ricco di eventi. Il weekend è iniziato con la manifestazione organizzata dalla Vigilanza Aeronautica Militare Garfagnana, che ha ospitato commilitoni provenienti da tutta Italia. Durante l'iniziativa è stata posta anche una corona d'alloro al Monumento dei Caduti, alla presenza del vice sindaco Gianluca Angeli. Un appuntamento importante, lo scambio interculturale avvenuto tra la Filarmonica Alpina di Castiglione e la banda musicale Giuseppe Verdi di Venaria, che è stata ricevuta in comune dal presidente della Proloco, il professor Lucchesi, e che sabato sera ha visto suggellare l'incontro con un concerto nella chiesa monumentale di San Michele. Domenica scorsa Castiglione è stato anche teatro della 65esima mostra zootecnica con la partecipazione di molti allevatori, confermando il Borgo Garfagnino tra i più belli d'Italia. Grazie questo anche alle associazioni che sono sempre attive nel nostro comune per preparare e allestire sempre tutte le manifestazioni. Grazie anche alla festa, diciamo, micologica, all'associazione micologica che si organizza sempre alla ricerca di funghi per allestire la bella mostra su nel palazzo della sala consigliare. E non è da dimenticare la fiera del bestiame, perché ne parlavamo proprio stamani, ormai penso sia rimasta l'unica manifestazione in Garfagnana e nella valle. Insomma, un weekend davvero ricco, dedicato all'autunno e anche ai prodotti tipici come castagne, tartufo e funghi. Chiudiamo qui la prima parte del TG, adesso una breve pausa e poi la linea, la pagina sportiva.